Non toccate niente. Quest'oro ci serve per un colpo molto più importante. John, tu e gli altri indossate i vestiti del postiglione e della scorta e andate a Culver City. Io vi raggiungerò. D'accordo, Bill. Thank you.
Evidentemente i banditi sapevano in quale giorno avremmo trasferito l'oro. In precedenza hanno assalito una diligenza con un altro carico diretto a Culver City, si sono sostituiti alla scorta e hanno potuto così entrare nel villaggio senza destare sospetti. Una volta nella banca hanno massacrato gli impiegati e... ne hanno preso il posto. Come fate a saperlo? Non lo so, immagino. Credo di sapere chi è l'autore del colpo. È nel suo stile attaccare così le banche. E la tecnica del travestimento porta la sua firma. Questo facilita la vostra missione. Ho scelto voi, capitano Norton, perché siete il migliore ufficiale di polizia della zona e conoscete tutto di questi banditi. Il vostro obiettivo è recuperare l'oro a qualunque costo. Potete disporre di tutti i mezzi e di tutti gli uomini che vi occorreranno, ma dovete riportarmi quell'oro. Mi serve soltanto un uomo, Ted Hunter. Hunter? Ma se siete stato voi che l'avete arrestato 2 mesi fa per rapina e diserzione, è il cialecco. Già, è vero. È così che lo chiamano i messicani, è il cialecco, per quel suo fantastico gilet d'oro che non si toglie di dosso neanche quando fa il bagno. È un disertore, un assassino. Vi ammazzerebbe appena voltate l'angolo.
E poi l'abbiamo già condannato a morte. La sentenza non è stata ancora eseguita. Se tenete a quell'oro e il cialeco, è l'uomo che mi occorre. Mi dispiace, capitano, ma purtroppo non è nelle mie facoltà revocare una sentenza della corte marziale. Buongiorno, cialeco. Dire buongiorno a chi sta per essere impiccato non è di buon gusto, capitano Norton. Via, via, sono sicuro che farai una bellissima morte. Dignitosa. Sei in pace con il Signore? Hai chiesto perdono per i tuoi peccati? Va all'inferno. Beh, tu sei già sulla buona strada. Sono sicuro che ci arriverai prima di me. Il nostro esercito costruisce delle gran belle forche. Solide, sicure. Fatte proprio su misura per tipi come te. Senti, Norton, m'hai dato la caccia per anni. E sei riuscito a farmi condannare a morte. Ora non hai il diritto di venirmi a rompere le scatole. Fanno bene a impiccarti. Sei un tipo infrequentabile. Bada che non ho più niente da perdere! Ci troveremo all'inferno, capitano Norton. Ci vedremo prima, cialecco. Sono inchiodate, signor tenente!
Le porte della scuderia sono inchiodate, signor colonnello. Inchiodate? Sì, signore. Va bene, schiodatele. Schiodate quelle porte! Schiodate le porte! Schiodate le porte! Giuro che li acciufferò, signor colonnello. Sul mio onore li riacciufferò. Schiodate le porte! Schiodate le porte! Come faccio? Hai ragione. Prima però dobbiamo fare due chiacchiere. Sicuro? Come mai vi siete dato da fare per mettermi in prigione e poi rischiate la pelle per salvarmi dalla forca? È semplice, mi servi. Sto dando la caccia a un uomo che ha rubato 500.000 dollari in oro appartenenti all'esercito. Tu puoi essere per me una guida insostituibile da queste parti. Fammi recuperare l'oro e avrai salva la pelle. Altrimenti? Ti riporto indietro per riprendere quella cerimonia che ho inopportunamente interrotta. Ma se lavorate per l'esercito, perché tutta quella messa in scena per interrompere la cerimonia? Non potevamo annullare un verdetto della corte marziale e non c'era tempo per ottenere una sospensione della sentenza. E se io ci sto, chi vi dice che appena voltate la testa dall'altra parte, non me la squagli? Mi basta la tua parola di gentiluomo. Mi fido. Il caffè si raffredda.
Cordero! Cordero! Zacatecas dice di avere notizie per te. Molto importante. Avanti, parla. Notizie di dinero. Se vedo un carro blindato, signor, un carro molto pesante e tanti soldati di scorta, penso che in quel carro ci sia qualche cosa di importante. E se c'è qualche cosa di importante, penso che bisogna informare Cordero, che è magnanimo e generoso con chi lo serve. Un carro blindato, dove l'hai visto? Al Canyon Blanco, proprio 3 giorni fa. Erano diretti a Culver City. 3 giorni fa e me lo dici solo adesso? La strada è lunga, signor, e la mia mula è vecchia. Sono sicuro che quel carro era pieno d'oro da scaricare alla banca. C'erano altri con te? Ero solo, signor, e sono subito corso a dirvela perché so che Cordero è grande e generoso. Grazie, ma non voglio che ti venga la tentazione di raccontarlo ad altri. Muchachos, è arrivato un carico d'oro alla banca di Culver City. Dobbiamo fermarci, il mio cavallo si è azzoppato. Mancano poche miglia a Culver City, non possiamo perdere tempo. Avanti, scendi. Monta qui dietro. Non sprecare energie, Cialecco. Avevo previsto che prima o poi avresti cercato di prendermela. E io avevo previsto che l'avreste scaricata. Scendi, capitano.
Potrei ucciderti, capitano, ma mi hai salvato dalla forca. Ora siamo pari. Addio, Norton. L'uomo che stiamo cercando è Billy Gunn. Non ce n'è bisogno. Thank you.
che era Billy Gunn, ve lo posso giurare, è lui che ha rubato l'oro. Questo e questo lo devo ai suoi uomini. E la gamba? È un ricordo di quel bastardo di cordere dei suoi messicani, quelli però ci hanno trovato pronti ad aspettarli. Che pista ha preso Billy Gunn? Lui e i suoi sono scappati verso il Red Pass. Ma lì la strada si dirama in diverse direzioni. Se volete saperne di più dovreste parlare con Jim Doppio Whisky. Sembra che lui li abbia visti in quei paraggi. Dove lo troviamo, Jim Doppio Whisky? Non potete sbagliarvi, se non è al saloon significa che è morto. Ehi, voi, mettetevi in fila, ci sono primai! Cerchiamo Gin Doppio Whisky. Ve lo mando subito. Qualcuno vuole parlarti. Oh, questo è Doppio Whisky. No, lasciatemi. Che volete da me? Dove si nasconde Billy Gunn? E chi lo conosce? O ti guadagni due bottiglie subito o parli dopo aver ricevuto una buona lezione. Vecchio Jim ha visto giusto. Hanno preso la pista del Little Canyon. Il carro che ha lasciato queste impronte aveva un carico pesante. Ora tocca un altro. E tu? Non ti diverti? Adesso tocca a te, avanti. No, tu devi bere tre bicchieri. Avanti, balla. Vediamo cosa dai male. Adesso facci vedere te. Dai. E adesso tocca a te. Bevi 15 bicchieri. E uno. Bevi. Due. Avanti, bevi. Ehi, tu, vai. Vai là. Vai là, Lorena. Oh, God.
Buona muchacha! Benissimo! Buona Marina! Alta! La festa è finita, dobbiamo partire. Caricate l'oro sul carro del messicano, daremo meno nell'occhio. Sbrigatevi! Quei sacchi. Perché? I morti non parlano. Billy penserà di aver tutto l'esercito alle calcagna. L'unica possibilità per lui di farla franca è di rifugiarsi nel Messico. E se sta andando nel Messico ha un passaggio obbligato, Little Canyon. Che vantaggio hanno su di noi? Ormai solo poche ore e con quel carro non possono certo correre. Little Canyon è l'ideale per un agguato. Si tratta di arrivarci prima di loro. Hai parlato giusto, capitano. Eccoli. Precediamoli nel canyon. Ah. Arrampicati sopra, io mi apposto lì.
Tu va da quella parte. E questi due rompiscatole da dove saltano fuori? Cordero. Ha avuto la stessa idea. Per ora è meglio che l'oro resti nelle mani di Billy Gunn. Non sparate e impedite loro di sparare. Indietro, presto! Torniamo indietro! Portateli qui! Bastardi figli di una cagna. Ci rivedremo, bastardo, e ti strapperò di dosso quel gilet. Vedrai che non ti porterà fortuna. Arrivederci all'inferno, gringos malditos. Il latte che vi abbiamo lasciato servirà per una bella sorpresa. Raggiungiamo gli altri. Mascalzoni con la faccia da mascalzone ne passano tanti da queste parti. Ricordarsi dei due che dite voi, tenente. Ma forse bevendo un altro bicchiere... Ti si schiarisce la memoria, lo so. Ma è il quindicesimo che bevi e ancora non mi hai detto che strada hanno preso quei due. Alludete a quei due signori col gilet d'oro? Non sono due signori, sono due delinquenti. E uno ha il gilet d'oro, d'accordo? Ma allora sono proprio quei due che dico io. Certo che sono loro. Meno male, sono proprio contento. Che cosa volevate sapere? Che strada hanno preso? Che pazienza, benedetto ragazzo, potevate dirmelo subito. Secondo me hanno preso la pista del Little Canyon. Addio, sceriffo. Il fiume è in piena, impossibile guardarlo. Accidenti. Dobbiamo aggirare le colline. Ci rifugieremo alla vecchia miniera abbandonata. Di là possiamo subito raggiungere il Messico attraverso il Glorieta Pass. Ma ora bisogna far perdere le nostre tracce. Via! Ah! Thank you.
Bella mira, amico. Per vostra fortuna, straniero. Ma cosa vi è successo? Chi vi ha conciato in questo modo? Ancora qualche istante ed eravate spacciati. Questa zona è molto pericolosa perché è infestata da serpenti. È difficile che qualcuno passi da queste parti. Potete proprio dire di essere nati con la camicia. Camicia? A proposito, visto che i signori sono così gentili, possiamo chiedere loro una cortesia. Possono aver guadato il fiume. L'acqua è troppo alta. Cercheranno di aggirare le colline per arrivare nel Messico attraverso il Glorieta Pass. È l'unica strada che rimane loro. Ma quella zona è battuta dai Rangers. Sarebbe troppo pericolosa per Billy Gunn. Potrebbe nascondersi nella vecchia miniera abbandonata e tentare di passare la frontiera di notte. Credo che dovrò proporti per una promozione. Muoviamoci. Andiamo alla miniera. Un momento, la miniera è un rifugio sicuro. Non riusciremo mai a stanarli noi due da soli. In due forse no. Ma se fossimo molti di più? E chi ce li dà gli altri uomini? Il nostro amico Cordero. È un'idea, no? Altro che. Io già sudo freddo. Dove si nasconde Cordero? A San Pablito, è il suo villaggio. Allora si va a San Pablito. Ma tanto valeva morire sulla forca allora. Non volevi riprendere il tuo gilet? Ma... Thank you.
fuori con le mani alzate! Anche il diavolo vi ha voluti, maledetti. Ma questa volta sarà un viaggio senza ritorno. E quando sarete all'inferno, dite che vi mando io. Faresti un altro sbaglio, Cordero. Non siamo venuti qui per farci ammazzare. Vogliamo parlarti. Dovete parlarmi? Arrivate a San Pablito. Ammazzate una decina dei miei uomini. Poi venite da Cordero e dite, dobbiamo parlarti. Li avete sentiti, Chicos? Devono parlarmi. Se i tuoi uomini si sono fatti ammazzare non valevano molto. Quello che noi vogliamo dirti può valere molto di più. Almeno 500.000 dollari. In oro. Cosa intendi dire, gringo? Leva le mani di dosso, bestione. Potresti farti male. Fermo! Parla dunque, o non parlerai più. Un momento. Ehi, amico. Che eleganza. Tu hai armi e uomini. Noi sappiamo dov'è Billy Gunn con loro. Ti ci portiamo e dividiamo a metà. Queste sono le montagne di San Sebastian e questo è l'imbocco della miniera abbandonata. Ah, la vecchia miniera. Proprio quella. Salut. Oh. L'oro è lì dentro. Bisogna bloccare l'ingresso della miniera e far fuori gli uomini di Billy Gunn. Muy bien, chicos. Cosa aspettiamo? Calma, sei intempestivo. Che significa intempestivo? Significa cretino. La miniera è una serie di cunicoli che portano ad un'altra uscita. Noi attacchiamo dall'ingresso principale e Billy Gunn invece se la squaglia da quello di servizio. Ce l'ho anch'io un cervello, gringo. Metteremo degli uomini appostati all'altra uscita. E tu lo sai dov'è? I cunicoli camminano sottoterra per miglia e miglia, avanti e indietro. Come fai a sapere dov'è che sbucano? Non sforzarti, Cordero. Siamo noi che dobbiamo pensare. Bisogna far saltare il passaggio dall'interno in modo da bloccare a loro l'altra uscita. E questo è affar mio. Voi raggiungerete la miniera appena fa notte. Segnale per l'attacco e l'esplosione. Però ricordatelo, la vita di Billy Gunn mi appartiene. Ma come farà a entrare nella miniera? Può farlo. Billy Gunn e suo fratello. Thank you.
Dopo darai il cambio a Frankie. Allora, vamos. Che fai, smetti? Devo dare il cambio a Frankie. Continuiamo noi, va? Ehi, Frankie! Frankie, ma che fai? Dormi! Oh. Partiremo prima dell'alba, John. Controlla i turni di guardia e tenete gli occhi ben aperti, mi raccomando. Sì.
Vorrei ammazzarti, ma non sono qui per questo e neanche per lei. Sono venuto per l'oro. Quest'oro è mio. Dovrai darne una parte ai tuoi uomini, suppongo. Me ne resta abbastanza. Non te ne resta affatto. La miniera è circondata dagli uomini di Cordero. Però sei fortunato, fratellino. Non perdere la calma. Io posso aiutarti. Posso aiutarti a liberarti in un solo colpo dei messicani e a portare l'oro fuori di qui. In cambio, me ne devi dare la metà. Che ne dici, Billy Gunn? Allora? Chi mi dice che tu non stia bluffando? Già. Come si fa a fidarsi del proprio fratello? Allora guarda.
Se il carrello tocca le tavole, crolla tutto. Facciamo a trasportarlo. Dobbiamo procurarci dei cavalli e ritornare a prenderlo. Per te, Billy, il viaggio è finito. Ho giurato di ammazzarti. Sono disarmato. Le pistole fanno troppo rumore. Un tempo eri bravo col coltello. Oh, my God.
Perché, Consuelo? Perché? Io non ho avuto più notizie di te. Per tanto tempo, Ted. Lui mi disse che eri morto. Mi ha costretta ad andare con lui. Ma io, Ted, io ti ho sempre. Chi era? La mia donna. Il problema è loro. Non so come farò a caricarlo da solo. Tu sei ferito e... Gringo! Se loro ti preoccupa, sta tranquillo che ci pensiamo noi. Questa zona è battuta dalle truppe federali, è più prudente viaggiare di notte. È Cordero che dà gli ordini, Gringo, non dimenticarlo mai. Ci fermeremo all'accampamento di San Raffaele, domani notte passeremo la frontiera e quando saremo in Messico avrai la tua parte. Cordero! Un plotone di soldati è sulle nostre tracce. Li ho lasciati a poche miglia dal passo di Red Tower. Muy bien, Fidel, avranno una calorosa accoglienza. Piace giocare, amigos?
Eppure sembravate due tipi spiritosi. Credevo che vi piacessero gli scherzi, visto che me ne avete fatto qualcuno. Beh, adesso è Cordero che tiene la mano. E Cordero vi dice che è arrivata la vostra ora. Vedi, Gunn, questa è la fine che fa chi tenta di ingannare Cordero. Spero proprio che la pista per il Messico che tu dici di conoscere sia quella giusta. Che non ci siano presidi militari. Altrimenti, se le tue informazioni non fossero esatte, potresti fare la loro stessa fine. La festa è soltanto rimandata, amigos. Tirateli giù e legateli a quel palo. Prenderti!
Questa volta per voi è proprio finita. Cordero ha il cuore buono. Ha voluto rivedervi insieme prima di ammazzarvi. Adios, amigos! Pensavate di averla fatta franca, eh? Ma non si sfugge alla legge. Li ho presi, signor colonnello. Ho mantenuto la promessa e finalmente li ho presi. L'oro è sui muli, signor colonnello. Missione compiuta. Complimenti, Clay. Thank you.